Bentrovati sulla terrazza di Varese Mese per i nostri 5 minuti di aria fresca quotidiana. Oggi abbiamo invitato dalla sua terrazza di Milano alla nostra nel Varesotto Anna Gervasoni, docente dell'Università Carlo Cattaneo e direttore di AIFI, l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, nonché già donna di copertina della nostra rivista, come forse avrete scorto nella nostra sigla. Bentrovata, professoressa. Io direi iniziamo la nostra chiacchierata con la domanda che ha poi dato il titolo alla nostra intervista, ossia il Covid-19 cambierà la finanza? Ma nel breve, intanto buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di vederci all'aria aperta che ormai capita molto raramente. Beh, sicuramente sì, ci saranno dei cambiamenti nel breve termine. Vediamo che i mercati sono molto volatili, la fiducia dei nostri consumatori di prodotti finanziari comunque è stata messa a dura prova da questo improvviso scossone sanitario che ha portato uno scossone forte nella finanza e nell'economia reale. Ma guardando alla finanza più in generale, quella che a me sta più a cuore, quindi quella delle nostre imprese, vediamo che nel breve termine ci sarà un tema finanziario perché abbiamo bisogno di un'iniezione di liquidità e speriamo che venga data al più presto dalle banche innanzitutto e anche da quello che potrà fare lo Stato con i suoi sussidi e anche con le sue garanzie. Però nel lungo termine, probabilmente questo grande scossone a livello meramente finanziario si attenuerà, perché poi noi speriamo tutti che l'economia reale in realtà sia stata sospesa, ma non cancellata. Questo ci fa sperare che poi magari con dei piani di investimento di lungo termine riprenderà la finanza per le imprese e riprenderà anche ad essere più tranquillo il nostro mercato finanziario. E speriamo davvero, senza voler spoilerare, come si dice oggi, l'intero contenuto del suo articolo per la nostra rivista di aprile, che apparirà online e per la prima volta anche via podcast da lunedì prossimo. Lei ha scritto che stiamo sperimentando una resilienza collettiva. Ciò come si potrà tradurre anche nell'universo business? Allora, abbiamo fatto tutti una grande prova di resilienza. Resilienza vuol dire essere resistenti, resistere però in modo attivo, non in modo passivo. Quindi cercando di riproporre, la nostra vita in modo diverso, secondo me qualcosa che ci lascerà sicuramente questo periodo è che siamo diventati tutti digitali, per cui facciamo tutti cose nuove con metodologie nuove. Questo lo stanno implementando, lo stanno realizzando anche tante imprese. Sicuramente abbiamo imparato anche a essere più semplici, a semplificare certi processi, certe procedure e questo spero che sia un valore che ci porteremo avanti nella nostra società che spesso complica anche le cose facili. Quindi speriamo di avere un po' meno burocrazia innanzitutto e in questo non possiamo farlo da soli, ma insomma possiamo dare un contributo. E io credo che questo ripensare il nostro business, vedere di riadattarlo, potrà sicuramente darci un po' di valore, stante un'emergenza che comunque è veramente molto dura per tutti sotto il profilo, privato e sotto il profilo del lavoro. Sicuramente. Senta, ma per l'appunto noi come possiamo intanto utilizzare questo periodo per cambiare e prepararci al meglio di fronte al futuro ciclo economico? Secondo me è il momento giusto per staccare la spina e pensare un po' di più, quindi per pianificare, per pensare che appena saremo messi in condizione di riprendere la nostra vita privata e lavorativa nel modo al quale siamo abituati, però dobbiamo cercare di essere più innovativi, quindi di rinnovarci nel modo di concepire il nostro lavoro, la nostra attività, e questo non vuol dire solo magari usare meglio questi device tecnologici, ma proprio pensare di più anche a come possiamo internazionalizzarci. Oggi abbiamo capito che le frontiere effettivamente non ci sono più. Possiamo mettere delle barriere, però di fatto il mondo, così ahimè come la malattia, corre velocemente da una parte all'altra di questo nostro globo e quindi questo ci deve far pensare sul fatto di essere magari troppo locali e di dover invece fare un salto un po' al di là dei nostri confini.
Io la ringrazio professoressa, so che è brevissima anche in questo periodo, quindi la lascio andare, so anche peraltro che lei ha due figli, seppur grandi, quindi capirà perfettamente l'importanza oggi di crescere dei bambini affinché siano adulti resilienti, come farlo in questo periodo attraverso il gioco, visto che le scuole sono chiuse, sarà l'argomento che affronteremo domani assieme al game designer Luca Borsa che lavora per brand internazionali. Ce la faremo. Arrivederci. Grazie mille a voi, arrivederci.